pronto, pronto, siamo pronti a seguire il giro lanciato di massa in queste qualifiche di Australia Melbourne. Obiettivo quinto posto per il brasiliano Felipe Massa, qui con la Williams. Adesso è partito molto bene in questa prima curva, sembra molto meglio nel primo settore rispetto a Hamilton, che fino ad ora ha il primo tempo leggermente lungo in questa lunga curva, lunga frenata, andando abbastanza bene, abbastanza pulito il giro lanciato, giro unico in queste qualifiche per questo mondiale che è appena partito proprio qui a Melbourne. Abbastanza nuvoloso quest'oggi, però non c'è la pioggia. Adesso sembra aver recuperato un pochino Lewis Hamilton sul giro di Massa, che comunque resta avanti. Attenzione, adesso arriva fino al fondo scala del motore, fino all'ottava, prima di una frenata, due curve veloci, sinistra e destra, importante. Di Massa si comporta abbastanza bene, tiene lontano Hamilton. Vedete che c'è la sagoma di Hamilton molto molto lontana rispetto al tempo che sta facendo Felipe Massa. Adesso le ultime tre curve del Gran Premio, si comporta bene in queste ultime Felipe Massa. Adesso c'è la penultima, attenzione perché è un pochino lento qui, Hamilton si avvicina molto. Ultima curva del rettilineo finale, attenzione, Hamilton passa! Hamilton passa, quindi seconda posizione per Felipe Massa, che ha condotto fino alla fine, poi si è fatto sorpassare da Lewis Hamilton. Esulta Massa, esulta, è contento per il suo giro lanciato, quindi partirà dalla seconda posizione. Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale qui a Rudy Zlatan. Vi do il benvenuto in questa nuova serie. Come avete visto appunto dal giro di qualifica, partiremo questa nuova serie in Formula 1 2015 con la vettura della Williams e con Felipe Massa. Quindi abbiamo fatto un piccolo campionato con Vettel, diciamo che non è andato benissimo, forse anche perché era la mia prima esperienza. Adesso ci riproviamo con una vettura leggermente inferiore alla Ferrari, quindi con la Williams di Felipe Massa, ma sono abbastanza fiducioso. Sono abbastanza fiducioso perché siamo cresciuti molto, abbiamo capito molte cose, dalla gestione dei pneumatici a comunque la gestione della gara. E quindi adesso siamo pronti a fare papille in questo Gran Premio. Vi informo che cambierà anche il modo di fare queste puntate. Come vedete adesso, soltanto perché è la prima, vi sto lasciando questa presentazione ampia. Altrimenti nelle altre vedremo molti molti tagli e le puntate non dureranno più di 10 minuti. Quindi spero di fare del mio meglio. Adesso andiamo a scegliere le gomme per questa gara. Le gomme dure. E siamo pronti ad iniziare questo Gran Premio. È tutto pronto per il Gran Premio di Australia, si accendono le luci del semaforo, è partita, è partito il Gran Premio di Melbourne. Vediamo subito le due Mercedes davanti, inseguono le Williams insieme alle Ferrari. Vediamo com'è il piazzamento della prima curva, c'è Hamilton primo, Rosberg secondo, terzo Massa e poi c'è la Ferrari di Vettel, poi c'è la battaglia tra Raikkonen e l'altro ferrarista, della Williams, Bottas. Vediamo queste prime curve, scappano le due Mercedes, prova a rimanere in scia a Massa. Vediamo con Hamilton davanti, Rosberg qui, attenzione, leggermente lungo Massa, riesce a tenere comunque la vettura in pista, è anche abbastanza veloce, molto molto veloce Massa, nonostante tutto rimane attaccato alle Mercedes. Adesso andiamo a seguire proprio l'onboard di Felipe Massa, alle spalle delle due Mercedes. Adesso prima del rettilineo importante con curva veloce sinistra-destra, vediamo Massa molto attaccato a Rosberg e dietro fa fatica Vettel a tenere il ritmo. Ricordiamo che comunque l'unico di questo terzetto qui davanti che ha le gomme dure è proprio Massa, che adesso prova l'attacco, attenzione su Rosberg, è passato su Rosberg, prova l'attacco addirittura anche su Hamilton, rimangono ruota a ruota, incredibile, sembra davanti Hamilton, tiene però l'interno Massa che prova a passare Hamilton, adesso però la curva a Hamilton, l'interno riesce a conquistare, anzi a guadagnarsi, a rimanere nella prima posizione, quindi Massa guadagna soltanto una posizione su Rosberg e adesso è l'inseguimento di Lewis Hamilton che è davanti, è tornato anche Vettel, adesso vediamo l'attacco però di Massa, è passato, incredibile l'attacco di Massa, con poche curve riesce addirittura dal terzo posto a prendere la prima posizione e adesso è davanti a tutti con le gomme dure.
Adesso siamo passati con la cronaca al terzo giro, c'è Massa sempre davanti a tutti, ma sta facendo un pochino di fatica in quest'ultimo giro perché Rosberg si avvicina pericolosamente. Vettel ha preso la terza posizione. Adesso attenzione, l'attacco di Rosberg in fondo al rettilineo, prova a passare, vediamo se Massa proverà con la staccatona, riesce a rimanere avanti, riesce a rimanere avanti, ma sta facendo fatica. Ora la Williams di Felipe Massa, che comunque ha montato gomme dure, quindi è leggermente più lento. Adesso vediamo addirittura due tentativi di sorpassi delle due Mercedes. Tiene la posizione Massa, e la tiene anche Vettel. Siamo passati al settimo giro, c'è ancora Massa davanti a tutti. Rosberg e Vettel inseguono, soprattutto Rosberg che si era fatto vedere pericolosamente dagli specchietti di Massa. Adesso c'è un trenino abbastanza importante, anche perché Massa è leggermente lento, diciamo, in alcuni settori, perché comunque con le dure qui vediamo l'attacco incredibile e Rosberg riesce a passare. Riesce a passare Rosberg. Adesso siamo all'onboard con Felipe Massa, che però qui in accelerazione molto veloce si avvicina alla vettura di Rosberg, prova a prendere la scia, vediamo, prova a passare all'esterno, lo chiude Rosberg, è riuscito a passare, però è riuscito a passare Felipe Massa, che riprende la prima posizione. Siamo al settimo giro, probabilmente con le gomme morbide, chi ha le gomme morbide rientrerà in questo giro. Adesso vediamo, Rosberg è molto molto vicino e va a rientrare in box, rientra in box, ma non solo Rosberg, rientrano tutti ai box, rimane soltanto la vettura di Felipe Massa, che ha montato appunto gomme dure e adesso deve fare i tempi importanti, deve tenere. Passiamo al nono giro, ha tenuto due giri abbastanza veloci il nostro Felipe Massa, è a più 22 da Rosberg, che appunto si è fermato ai box. Con questo, diciamo, con questo distacco riuscirà probabilmente ad uscire davanti a Rosberg una volta rientrato, perché sta facendo davvero una grande gara. Adesso però deve fare attenzione perché i pneumatici sono molto molto consumati, qui sta facendo fatica. Attenzione, attenzione, qui ha perso tanto Massa, ha perso tanto, e io non credo solo un secondo, non credo sia solo un secondo. Infatti rispetto al migliore intermedio qui 2,5 secondi più lento Felipe Massa. Il vantaggio adesso si è assottigliato infatti a 18,3 secondi dai 22 che erano inizio giro. Rientra Felipe Massa, non credo che questo vantaggio sia abbastanza per rimanere davanti a Rosberg. Vediamo però, sono secondi importanti per questo Gran Premio. Vediamo come tornerà la vettura di Massa in gioco una volta rientrata dopo i box. Non sopraggiunge ancora la vettura di Rosberg, che sta arrivando adesso. Attenzione, Rosberg è passato, vediamo se passa anche Hamilton, sta uscendo proprio ora Massa. Hamilton arriva velocissimo in staccata e passa anche Vettel, è passato Vettel, rimane davanti soltanto ad Hamilton, quindi Felipe Massa adesso però con le gomme dure. Gli altri hanno montato le gomme dure appunto, invece Massa ha le gomme morbide, quindi c'è occasione per recuperare, guadagnare ancora qualcosina in classifica. Vediamo adesso l'inseguimento di Vettel, quanto sarà il distacco tra i due? Non tantissimo, si girerà intorno ai 2 secondi probabilmente, 1,5 secondi. Passa all'intermedio con 2 secondi di svantaggio, ma adesso le gomme si stanno riscaldando, quindi può cominciare a spingere e mettere carburante con mescola grassa. Vediamo se riuscirà ad aggiungere Sebastian Vettel. Siamo all'undicesimo giro, vicinissimo. Massa prova l'attacco su Vettel, che tiene la posizione. Attenzione, Massa si fa molto molto pressante. Ora si fa vedere dallo specchietto di Vettel, che sta guidando con una pressione enorme, perché Massa si fa vedere ed è pericolosissimo con le sue gomme morbide. Ha naturalmente un altro passo e si vede. Sta cercando di tenere Vettel, ma non può tenere in eterno. È soltanto questione di tempo, perché Massa è davvero vicinissimo. Vediamo adesso, prova l'attacco all'interno. Massa è riuscito a sorpassare Vettel, ma attenzione, attenzione, perché c'è un illecito secondo il direttore di gara, quindi deve lasciare la posizione a Sebastian Vettel, che ripassa ancora avanti. Perde tempo importante per andare ad inseguire Nico Rosberg, che è in prima posizione. Adesso per attenzione, esce molto veloce da questa chicane. Attenzione, ha preso la scia Vettel, occhio, prova a passare all'esterno di Vettel, che prova a difendersi. È passato Massa, e vediamo ora quanto è distante Nico Rosberg, che è in prima posizione, perché può raggiungerlo davvero. Adesso con le gomme morbide mancano 4 giri alla fine e può farcela il nostro Massa, può farcela. Come vediamo il brasiliano quando transiterà davanti al traguardo, quanto sarà la distanza da Massa, e
poi proverà ad aggiungerlo. 5 secondi, 5 secondi e 1, quindi davvero molto la distanza, sarebbe un'impresa se Massa riuscisse a riprendere Rosberg, ma lui ci proverà fino all'ultimo. Poi il primo giro vediamo, sta transitando davanti al traguardo, ottimo giro, 4 secondi e 1, ha recuperato un secondo da Rosberg. Adesso arriviamo ancora nel giro successivo, sta recuperando tantissimo in questo tredicesimo giro, vediamo quant'è la distanza tra i due. Adesso Felipe Massa sta spingendo davvero al massimo sull'acceleratore, è passato adesso al traguardo, giro migliore, 1:28.4, 2 secondi, ha recuperato 2 secondi in questo giro e adesso può sperare perché ne mancano 2 soltanto, ma sta davvero tenendo un ottimo ritmo il nostro Felipe Massa. Ora stiamo per entrare nelle battute finali, si vede la sagoma di Rosberg lì davanti, ma si è davvero vicino. Ora la regia gioca con tutte le telecamere che ci sono a nostra disposizione, ma il distacco è di 1:01, quindi è davvero a portata di Felipe Massa, che adesso prova a raggiungere Nico Rosberg, può usare anche il DRS, vediamo, prova a spingere al massimo la sua Williams, arriva un pochino lungo qui probabilmente, frenata brusca un pochino lungo su Rosberg qui che riesce a tenere comunque un buon passo nonostante le gomme dure, vediamo se riuscirà ad accorciarsi ancora e tentare il sorpasso prima che finirà questa gara. Davvero emozioni a non finire qui all'Australia, 9 decimi di distanza tra Felipe Massa e Rosberg. Adesso Massa sta continuando a spingere, ci prova in tutti i modi a raggiungere Nico Rosberg. Attenzione adesso, curva importante per uscire in velocità, qui Massa sovrasterzo, niente da fare, sovrasterzo per Felipe Massa che si allontana decisamente da Rosberg e adesso addirittura taglia la curva. Attenzione, penalità per Massa che si è avvicinato a Rosberg, ma anche se lo passasse ormai ci sarebbe la penalità che non gli permetterebbe di andare a vincere questa gara. Attenzione, ha rischiato tantissimo, ora le gomme sono arrivate anche per lui e si deve accontentare della seconda posizione. Ha rotto anche l'ala anteriore, ha fatto dei danni terribili in questo giro finale, speriamo non comporterà la sua posizione finale. Passa Massa, dovrebbe essere comunque secondo, nonostante la penalità. Hamilton ha sorpassato Vettel, anche lui aveva una penalità però, anche lui aveva preso già una penalità, quindi probabilmente Massa, vediamo, Massa secondo, può andare ad esultare con Rosberg nel gradino più alto del podio e Vettel che finisce, chiude il podio in terza posizione perché Hamilton aveva avuto una penalità, quindi può esultare Felipe Massa, contentissimo. E adesso parte la festa, noi partiamo con il piede non giusto ma giustissimo, alla fine una seconda posizione sia in qualifica sia in gara, siamo partiti molto bene con Felipe Massa, possiamo ritenerci soddisfatti di questa gara. Quindi davvero un quadretto molto molto importante quello che vediamo adesso sul podio. Questa qui è la griglia d'arrivo con Nico Rosberg, Massa, Vettel, Hamilton, Bottas che è arrivato in quinta posizione, Raikkonen sesto, poi Grosjean, Verstappen addirittura ottavo con Jenson Button nona posizione. Davvero un ottimo gran premio per Jenson Button con una McLaren Honda, anche quello di Ericsson che partiva 18esimo, è arrivato comunque in 11esima posizione. Per poco non va a punti, ci arriva Kvyat che partiva 16esimo. Io adesso vi lascio con le immagini del nostro sorpasso migliore su Lewis Hamilton e vi do appuntamento al prossimo Gran Premio. Mi raccomando non mancate perché con Massa ci toglieremo grandissime soddisfazioni. Un abbraccio ragazzi, un saluto da Zlatan, mi raccomando sotto con i like e con i commenti. Ciao ragazzi, alla prossima!